No, non puoi farci niente. Scatti un selfie in vacanza con le dita in segno di pace e lo pubblichi sui tuoi social. Prendi like, commenti, tutto molto bello, sì. Il giorno dopo, qualcuno entra nella tua app della banca. Qualcuno ha appena rubato la tua identità, tutto grazie a quel piccolo selfie innocente. Il segno di pace è diventato popolare per la prima volta circa 70 anni fa. Allora, nessuno avrebbe immaginato che potesse costarti tutti i tuoi preziosi dati personali. Al giorno d'oggi, usiamo le nostre impronte per sbloccare smartphone, tablet o il laptop. Se qualcuno può ottenere la tua impronta digitale, può avere accesso a praticamente tutto. I ricercatori giapponesi sono riusciti a scansionare e copiare le impronte digitali da una foto scattata a circa 3 metri di distanza. Qualità normale, impronte digitali a fuoco e la giusta illuminazione. A quanto pare basta questo per riuscirci. Migliore è la qualità dell'immagine, più è facile. Quindi se possiedi uno degli smartphone più recenti, rischi moltissimo. Tuttavia, un dito stampato in 3D non riuscirà a sbloccarti il telefono, perché la maggior parte dei modelli più recenti dispone di lettori di impronte con piccoli circuiti elettrici. Quando entrano in contatto col tuo dito, essi ricreano il tuo modello di impronta digitale. La pelle umana è un conduttore, mentre l'inchiostro della stampante non lo è. Ma gli scienziati hanno trovato un modo per aggirarlo. Hanno usato una stampante 2D a getto d'inchiostro, inchiostro conduttore con minuscole particelle metalliche e carta normale, e poi, sì, ha funzionato. I dati delle tue impronte sono davvero preziosi perché sono più vulnerabili di qualsiasi password che potresti avere. Se accade qualcosa di strano, come ricevere un'email o un messaggio sospetto, puoi semplicemente cambiare password, ma non puoi esattamente scaricarti una nuova impronta digitale. Come si potrebbe fare? Quando qualcuno ha accesso alla tua impronta, sono coinvolti molti soldi. Sfortunatamente sì, sono i tuoi. I criminali informatici possono arricchirsi con questo tipo di dati, sai? Probabilmente usi il pollice per accedere alle app, comprese quelle bancarie. Ma lì ci sono soldi e informazioni personali in palio e al miglior offerente. Se qualcuno ha accesso alla tua cartella clinica, può ordinare attrezzature costose a tuo nome e rivenderle in seguito. Oppure possono semplicemente andare dal medico o dal dentista in modo gratuito. La buona notizia è che gli scienziati ci stanno lavorando su. Hanno inventato un adesivo su cui è impresso un modello di pattern di dita finte. Impedirà alle persone di rubare la tua identità, ma ti consentirà comunque di utilizzare la tua impronta per sbloccare i tuoi dispositivi. Però, mi spiace, ci stanno ancora lavorando. Un'altra opzione è il rilevamento della vitalità. Dopo che il telefono ha letto l'impronta, ti chiede di annuire, ammiccare o sorridere. In questo modo il telefono riconosce l'impronta legata a te, una persona reale. Non c'è modo di riprodurre una cosa simile. Se ogni volta ti viene spontaneo fare il segno di pace con le dita, magari prova un'altra mossa caratteristica, tipo lo shaka, il pollice in su, o quel gesto fantastico in cui metti il mento tra il pollice e l'indice. Oh, così di classe. Continua così, ma disabilita il lettore di impronte dal tuo telefono. Se scegli di farlo, dovrai stare 10 volte più attento alle tue password. Sii creativo quando rispondi alle domande di sicurezza, quelle che ti servono per recuperarla quando te la dimentichi. Se qualcuno cerca i tuoi dati, può reperire facilmente informazioni come il nome della tua scuola, il cognome da nubile di tua mamma, il tuo piatto o l'animale preferito. Complica un po' le cose. Puoi scrivere le tue risposte al contrario o semplicemente dare risposte sbagliate divertenti che sei in grado di ricordarti. In generale, condividi il minor numero possibile di informazioni su di te online. Se hai il nome del tuo animale domestico come password, 1. Cambiala. 2. Se devi mantenerla, non condividere mai le foto del collare o della targhetta del tuo animale. Le migliori password sono e saranno sempre sequenze casuali di lettere e numeri. Puoi anche utilizzare un gestore di password per crearne una più sicura. Se la tua banca o compagnia di assicurazioni ti chiede di fornire alcune informazioni personali aggiuntive, sentili, chiamali, chiedi loro se ne hanno davvero bisogno. Leggi attentamente le email. Le email di phishing, spesso, presentano errori di ortografia e grammatica, anche se a volte l'indirizzo email sembra abbastanza sensato. Quando inserisci i tuoi dati di pagamento per acquistare qualcosa online, assicurati che sia presente un lucchetto prima dell'indirizzo della pagina web. Ciò significa che è protetto da eventuali furti o clonazioni. Non mettere mai la tua data di nascita completa sui social e non fare quei quiz online. A loro non serve davvero sapere in che scuola sei andato. Non pubblicare mai foto che contengano la tua carta d'imbarco, il passaporto, la patente di guida, la carta di credito o qualsiasi altra cosa contenente informazioni personali.
anche se si vede sullo sfondo. Gli hacker possono zoomare. Se non desideri che il resto del mondo conosca il tuo indirizzo, disattiva la funzione di localizzazione nelle impostazioni sul tuo telefono. Se vuoi davvero mantenere quelle informazioni sulla posizione per organizzare meglio le tue foto, puoi rimuovere manualmente il geotag dalle foto che vuoi pubblicare online. Se hai l'iPhone, seleziona una o più foto e clicca su Condividi. Dopodiché, seleziona Opzioni. Disattiva tutti i dati delle foto nella schermata successiva che si apre. Sul Mac apri Foto e poi Preferenze. Deseleziona Includi le informazioni sul luogo per gli elementi pubblicati. Su Android apri Galleria. Tocca l'immagine da cui desideri rimuovere il geotag e poi scorri verso l'alto. Scegli Modifica. Poi tocca il segno rosso accanto alla posizione. Infine salva le modifiche. Fai attenzione quando fai acquisti online durante il tragitto mattutino per andare al lavoro, soprattutto se stai guidando. In realtà sarebbe meglio evitare, ma se sei su un autobus o un treno, posiziona lo schermo in modo che nessuno tranne te possa vederlo. Non vorrai mica che un tizio subdolo ti freghi la password, o i dettagli della carta, o l'indirizzo di spedizione. Usa una protezione privacy per lo schermo, giusto per star sicuro. Non effettuare transazioni bancarie quando utilizzi una rete Wi-Fi pubblica. Quando la rete non è protetta o se il sito web non è crittografato, rischi che tutti i dati finiscano sulla rete di qualcun altro, che potrebbe persino accedere con il tuo account. Disattiva le notifiche push sul telefono o, almeno, limita ciò che puoi vedere sulla schermata di blocco. Il nome dell'app che lo ha inviato è sufficiente. Altrimenti, quando lasci il telefono per un momento in un luogo pubblico o al lavoro, qualcuno può avere accesso ai tuoi dati. Non dovranno neanche sbloccare il telefono per leggere il messaggio o la notifica. Non inviare mai le tue informazioni riservate per telefono. Potrebbe esserci un malware che registra tutto ciò che dici o invia i tuoi dati da qualche parte. Se il tuo telefono funziona più lentamente del solito e hai app che non ricordi di avere installato, potrebbe essere stato manomesso. Il malware può arrivare anche sul tuo telefono quando installi un'app che non proviene dall'App Store ufficiale. Se un'app ti chiede permesso di accedere a più parti del tuo telefono, potrebbe non essere affidabile. Una forma di vishing o phishing vocale è quando qualcuno finge di essere un rappresentante di telefonie e ti chiede di fornire tutti i tuoi dati. Controlla sempre con la tua banca, l'ospedale o chiunque stiano fingendo di essere. La banca o l'ospedale, di solito, non ti chiedono informazioni sensibili al telefono. Potresti anche ricevere una chiamata automatica che ti chiede di contattare un numero per richiedere un premio. La registrazione potrebbe dire che puoi premere un determinato pulsante per interromperla, ma tu ignora. Ti iscriverai a più chiamate automatiche perché sapranno che sei una persona reale. Chi fa phishing può cercare anche di clonarti la voce. È unica come la tua impronta, l'iride o il DNA, ma un semplice sì o sto ascoltando può aiutarli a generare un campione della tua voce. Se ottengono questo o altri dati, possono accedere a dati più personali e persino fingere di essere te. Ci sono programmi soprannominati Photoshop per voce che possono creare registrazioni con parole che tu non hai detto davvero. Quindi la cosa migliore è riattaccare senza dire niente. Quando provi a eliminare qualcosa online, assicurati che venga effettivamente eliminato. Ci sono siti web che ti permettono di vedere il tuo account Facebook cancellato da tempo, con tutte quelle vecchie foto che preferiresti non condividere più. Quindi, se stai cercando prove della vita eterna, beh, eccoti accontentato.